everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video dove parliamo di armocromia. Tam tam tam. Bene bene bene, perché faccio questo video? Perché sono mesi, anzi forse anni, che mi chiedete di affrontare questo argomento. Che cos'è l'armocromia? Consiste nell'analisi del colore, che ci consentirebbe di scegliere più facilmente i nostri capi d'abbigliamento e o accessori, quindi limitando l'acquisto o la scelta di capi con colori errati, che sempre in teoria non rientrerebbero nella tavolozza colori specifica in cui noi siamo stati classificati. Come funziona? Solitamente chi fa l'analisi del colore suddivide gli individui in quattro grandi gruppi tonali: inverno, primavera, estate ed autunno. Questa classificazione prende il nome di analisi stagionale, che si trasla poi in altre sottocategorie. C'è però un aspetto che mi rende un po' scettica rispetto a tutto questo filone di pensiero, e cioè ad oggi non esiste ancora una formazione standard, quindi ufficiale, per potersi definire o proporsi come armocromista. Questo cosa significa? Che chiunque potrebbe studiare le nozioni principali dell'analisi del colore, aprire un dominio dei profili social e iniziare a dare consigli al prossimo in qualità di analista del colore. L'analisi del colore però si può fare su vari settori: il beauty, il design, l'abbigliamento, l'hair styling. Quindi mi riesce difficile pensare che queste nozioni si possano applicare tutte allo stesso modo. Ci saranno sicuramente delle eccezioni. E proprio perché non esiste una propedeutica ufficiale, quindi una formazione standard, come dicevo prima, queste analisi possono variare a seconda della propria percezione del colore, a seconda del proprio modo di pensare, a seconda della scuola di pensiero che si ritiene più giusto attuare. E qui sorgono i problemi. Perché? Perché ad esempio le due analisi che mi sono fatta fare da queste professioniste, o professioniste nel mio caso erano due donne, non combaciano, ma io sono sempre la stessa. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag armoteoria. Quindi immaginatevi la confusione che una dinamica simile alla mia potrebbe comportare in una persona che non sa che pesci prendere, non ha la minima percezione o nozione sulla teoria del colore, non saprebbe più come valorizzarsi dal punto di vista dello stile personale. Non sono cose da sottovalutare. L'avvento di queste figure sui social ha portato sì maggiore consapevolezza sulla teoria del colore, l'analisi e su come potersi valorizzare al meglio. D'altra parte ha portato molti, moltissimi utenti del web a pensare di poter riuscire a fare analisi del colore a terzi ad c***o. Mi è capitato più di una volta di leggere nel mio direct cose tipo: tu non sei inverno, infatti questo colore non ti dona proprio per niente. Si vede proprio che sei autunno deep. Secondo me sei primavera, dovresti utilizzare più colori sgargianti. Hai mai pensato di tingerti i capelli di un colore diverso? Perché se sei estate questo colore non va bene per te. Disclaimer, fate attenzione a quello che sto per dire. La funzione di questo video non è quella di screditare l'armocromia o gli analisti del colore. Tuttavia, io credo che al di sopra di queste nozioni ci sia il buon gusto. Ad esempio, qualche settimana fa, nelle stories di Instagram vi avevo chiesto se secondo voi questo trucco fosse flattering sull'incarnato di questa modella. Molti di voi hanno scritto no. Alcuni però in direct mi hanno scritto: però lei è un inverno, quindi questi colori si rilevano benissimo. Ok, fair enough. È sicuramente un make-up creativo, ma io penso anche che la modella si sarebbe potuta valorizzare con dei colori e delle nuance più flattering per il suo incarnato e risultare comunque armoniosa con un trucco editorial, con un trucco soft glam, con un trucco un pochino più strong, purché sia tutto armonioso. Anche perché inizio ad essere un po' satura di questa tendenza che abbiamo qui nel nostro paese a nasconderci dietro l'etichetta editorial quando si tratta di make-up per pelle scura. Voi uscireste con un make-up del genere? Exactly. Per intenderci, anche la Nutella è buona, ma se la mangiassi insieme a dell'interiore d'animale non so quanto potrebbe essere ancora buona. Mi seguite? Se siete arrivati fino a qui, scrivete hashtag ti sto seguendo.
Chiudiamo la parentesi e torniamo al video di oggi. Che cosa andremo a fare? Andrò a suddividere il mio viso in due. Ogni parte del viso rispecchierà un'analisi del colore. E vorrei proprio che foste voi a decidere quale sia la mia stagione, così capiamo un po' anche qual è la vostra percezione del colore. Quindi, quali sono i risultati che mi sono stati dati da queste due analiste? Allora, secondo una persona io sono uno spring bright, quindi una primavera bright, mentre per un'altra analista del colore io sono un autumn deep. Quale delle due analisi secondo voi mi si addice di più? Fatemelo sapere. Quindi iniziamo. Ah no, dimenticavo di una cosa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! E mi raccomando, attivate tutte le notifiche così potrete essere informati ogni qualvolta io pubblicherò il video. Ovviamente se c'è qualche analista del colore che mi sta guardando, you are very welcome to type here with respect, come ho fatto io nel vostro caso. E niente, iniziamo. Ok, partiamo da questa parte e facciamo qui il trucco Spring Bright, quindi Spring Bright on Dark Skin. Ok, quindi questa è la color palette che dovrei utilizzare e quindi ho deciso di utilizzare questi colori qua. Questo primer occhi di Urban Decay, lo vado a stendere su tutta la palpebra. Prendo Tacos Chew, anzi no, magari prendo questo che si chiama Bubu. Oh, Bubu Kitty! Bubu Kitty! Bubu Kitty! Bubu Kitty! No, questo pennello non mi piace, vado con questo qua che è molto più, yes, molto più veloce, molto più scaldino, ci piace. Ok, e andiamo a sfumare in questo modo. Facciamo una cosa diversa. Poi vado con Taco Senchiu. Questo è, sì, c'è nella color palette, c'è, quindi posso utilizzare. Non me lo pete, non me lo pete. Bene, d'accordo. Vado a utilizzare questo colore così, lo sfumiamo. Dopodiché vado con questa del Sol, questo qui. In questo modo sfumiamo molto bene. Andiamo anche fuori, così. Poi vado con questo colore che si chiama tipo ambidestro, una roba del genere. Andare a intensificare colore della palpebra qui in questo modo. Vado di nuovo con questa del Sol, però io voglio l'angolo esterno dell'occhio un pochino più scuro, quindi andrò con Fearless. Il nero devo dire è un colore che non sempre viene formulato come piace a me, è uno di quei colori, boh, maybe a little bit difficult to formulate. Perché? Chi lo sa? Nessuno lo sa. Tu lo sai perché? Dimmi un po'. Dimmi un po', bello mio. Vado con il correttore di Iconic London, Cut Crease. Siamo pronti? Questo mi darà la possibilità di far aderire bene l'ombretto. Vado con ambidestro e poi quello sopra, perché questi sono due colori che in teoria io potrei utilizzare tranquillamente. Prima vado con Beauty. Sto rosa, raga. Un po' pastellino così. Boh, a me questo colore non... I don't like it! Listen, I don't like this color. Che? I don't like it. Quindi adesso mi sa che lo oscuriamo, perché questo colore è veramente orrendo. Lo oscuriamo un po' per rendere un po' più fluttering su di me. Poi riprendo questa del Sol per creare questo degradé. There you go, Bubu Kitty. Vado ancora sulla palpebra inferiore con ambidestros, o come diamine si chiama, non me lo pete, eh? Non lo so come si dice, dai che sono italiana, non me lo pete, non me lo pete, non me lo pete. Ok, adesso vado con l'eyeliner di NYX, l'Epic Ink Liner. Mentre si asciuga l'eyeliner, passiamo al blush. Secondo Spring Bright, questo è un colore che io posso utilizzare tranquillamente. E quindi lo sfoggiamo. Questo blush è di MAC, si chiama Frankly Scarlet. Non so se lo notate. Piano piano lo sto stratificando. Sapete che i blush di MAC sono
Pro, quindi non è che lasciano la macchia. Ci sono giorni che ci sono corrieri che continuano a fermare il mio processo di editing e di filming. Non ne posso più, raga. Non vedo l'ora che sia Natale. Comunque, come mascara uso questo di MAC, è il Extended Play Giga Black Lash. Questi sono quei mascara che utilizzo sempre solitamente per... Come rossetto vado ad applicare Flat Out Fabulous, questo qui è di MAC. Non ricordavo più questa formula, come ero più audace una volta. Quindi, secondo l'armocromia, io potrei essere uno Spring Bright. Applico le ciglia finte e torno da voi. Ok, quindi questo è un trucco Spring Bright che potrei fare tranquillamente perché in teoria mi sta bene. Che cosa ne dite? Scusate che parlo un po' strano, ma non è semplice parlare in questo modo. Ok, quindi adesso andiamo con l'altra tipologia di trucco della stagione autunno deep. Allora, secondo l'autunno deep io dovrei utilizzare ombretti come il color cioccolato, galaxy blu, verde, molti verdi vedo qua. Per la realizzazione di questo trucco andrò a utilizzare questa palettina di Makeup Revolution. Andiamo prima con il colore in transizione, già che ho utilizzato questa, let's go with this. Lo applichiamo così in questo modo. Adesso andiamo con questo colore qui, questo verde scurissimo. Oh, the pigmentation is good, eh? Wow, raga, I am shook. La facciamo così che sfumiamo la situazione, va bene? Con questo pennellino qua applico invece questo verde. Wow, raga, la texture di questi ombretti, parliamone. Raga, che vi devo dire? Allora, ho fatto un po' di fallout. Poi vado, facciamo così che andiamo con Maya, questo colore qua. Andiamo con Maya. Raga, io adoro i verdi. Nel vestire, cioè, penso che sia proprio un colore flattering su di me. Ok, andiamo adesso di nuovo con questo. Poi vado con questo qua e lo applico su tutta la palpebra inferiore. Ok, vado di nuovo con il mascara di MAC. Nel frattempo che lascio il mascara asciugarsi, vado con un blush diverso. Andiamo prima con Swiss Chocolate e poi con Burnt Pepper. Let's do the Swiss Chocolate. Poi vado con Burnt Pepper. Come potete vedere, questo è molto più spento rispetto a Frankie Scarlet. Frankie Scarlet è proprio bello vivo, acceso. Born to Glow. E andrò con questo colore. Qui l'illuminante sarà lo stesso. Applichiamo sia qui che da quest'altra parte. Yes. Una bella illuminazione. Che cosa ne dite, amici di Maria? Poi, per le labbra, vado con una lip pencil, se la trovo. Avevo organizzato tutto qui. Eccola qua, sì. Di MAC. Oggi molto MAC. Ok, vado con la matita Mahogany perché nell'analisi che mi è stata fatta c'è scritto che come rossetti dovrei utilizzare pecan, true red, terracotta, cinnamon, tomato, insomma tutte queste colorazioni un po' rossicce, aranciate o sul marrone. E quindi seguiamo le indicazioni dell'analista del colore. Vado prima con retro e poi all'interno utilizziamo Sis di MAC. Ok, Bubu Kiris, io credo che andrò ad applicare un eyeliner anche qua, però senza che vi rifaccio vedere lo step, faccio l'eyeliner, le ciglia finte e ci rivediamo tra poco. Ok, quindi questo è un trucco utilizzato secondo la tavolozza colori Autumn Deep. What do you think, guys? Che cosa ne pensate? Sapete una cosa? Io questo lo scalderei un po', nonostante sia un colore che posso utilizzare perché sembra un po' più simile all'inverno. I don't know, my dear friends. Like this is better. What do you think? Comunque guardate come cambia. Everything looks more warm now. Capito quando vi dico? È importante la percezione del colore. Belle mia. Sì, adesso mi sento più una Bright Spring da quest'altra parte. Quindi questo makeup è Bright Spring. Quindi, domanda del giorno.
amici di Maria. Secondo voi, io, quale stagione sono? Autumn Deep oppure Spring Bright? Vi posso dire? Secondo me I look fabulous in tutti e due. Cioè non sono trucchi che mi stanno male. Bitch, I look fly! Quindi questo è il grande dilemma armocromatico. Che stagione sono secondo voi? Belle mia, fatemi sapere nei commenti qua sotto. Questa magari sono io più qualche anno fa. Ecco, qualche anno fa magari avevo un approccio più bright, più vivace, più forte, più loud. E questo invece, nonostante sia un look comunque colorato, è leggermente toned down, elegante. Penso che mi doni allo stesso modo in cui mi dona questo look qua. Quindi I don't know, my dear friends, I really don't know. Il saluto di oggi va a _IM, credo, punto Pippo. Ciao Pippo, ti mando un bacio grande. Mua, grazie mille per far parte della mia community di Instagram, quindi della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla mia pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e commentare su questo post che trovate: armocromia, portami via. Vediamo chi sarà la prossima persona ad essere salutata nel mio prossimo video di YouTube. Ah, una cosa importantissima: tutti i trucchi che ho utilizzato fanno parte del sito Look Fantastic. Trovate anche i prodotti che ho utilizzato per la base qui nel box in descrizione. E volevo comunicarvi il mio codice sconto OKEO, quindi lascio qui il link. E se andate sul sito potete avere uno sconto. Per averlo basta digitare il mio codice al checkout. Siamo giunti alla fine di questo video, quindi significa che sono stata bravissima ad intrattenervi, e perciò perché non iscriversi? Tanto è gratuito. Ovviamente mettete un like se questo contenuto lo avete gradito, mettete un like così mi date una mano e fate capire all'algoritmo che mi apprezzate, così lui comincerà a farmi notare molto di più in questa piattaforma. Condividetelo con chi volete. Non lo so, chiamate la vostra analista del colore preferita, così mi può dare una mano a capire che stagione sono, perché questo è un grande dilemma. E what else, Bubo Kiri, what else? Non penso ci sia altro da dire, perché il video è finito.